Passiamo appunto qui al Salone del Libro di Torino. La Vita Felice è una casa editrice che nasce nel settembre 1992 e quindi siamo nel nostro 26esimo anno di vita ed è una casa editrice che è nata con una persona speciale perché i primi quattro libri che abbiamo pubblicato sono quattro libri di poesia la cui autrice era Alda Merini. Quindi la poesia è nel sangue, nel DNA di questa casa editrice che però pubblica anche molto altro, pubblica ad esempio letteratura mondiale con testo a fronte. Che ne so, Thoreau piuttosto che Stendhal, piuttosto che Schopenhauer, piuttosto che Zola, pubblica tanti classici latini e greci sempre con testo a fronte, ma pubblica anche opere di filosofia, saggi molto impegnati, tanta poesia, appunto, come dicevo, perché la poesia è nel DNA. C'è una collana anche qui di classici, autori classici stranieri, spesso tradotti per la prima volta in italiano, con un'attenzione particolare e una certa vocazione per il mondo orientale, per cui siamo, credo, tra i primi piccoli editori a pubblicare, tanti autori giapponesi con testo a fronte. E abbiamo anche due collane di poesia contemporanea, perché appunto, come dicevo prima, la poesia è un genere che ci appartiene molto. Tra l'altro, ho l'occasione di avere al mio fianco Alessandra Di Stefano, di cui abbiamo pubblicato questo libro che si intitola Due Così e che si è rivelato essere tra i best-seller del 2017. E approfitterei di chiedere a lei, le sensazioni, le cose che comunque ha sentito pubblicando questo libro con La Vita Felice.